Buonasera a tutti, mi presento ufficialmente, mi chiamo Angie Claire Testai, sono un mentore di vita e mentore spirituale. Stasera parleremo in particolar modo, e io, nonostante abbia 20 anni di esperienza di crescita personale, studi, ricerca e sperimentazione di una dozzina di metodi, ai quali sono grata proprio in maniera trasversale a tutti, poi ho scelto 9 anni fa questo metodo qui perché l'ho trovato molto completo, molto avanzato, molto pratico, molto efficace e testabile. E quindi si avvicina molto a quel senso di modernità e di risposta a un'idea della missione che io ho fin da quando ero bambina, per cui mi piace avere degli strumenti per servire, per portare servizio, molto semplicemente. Abbiamo scelto insieme a Mauro questo argomento qui perché, come vi diceva durante l'introduzione, qui si fa di tutto, e allora per non sovrappormi con altri contenuti che potessero essere simili, ha detto portami un contenuto che sia diverso, un qualcosa che qui non si tratta. Nonostante noi ci occupiamo con oltre 200 programmi in 2 istituti che hanno la sede a Houston in Texas, ci occupiamo della vita a 360 gradi, quindi come mentore infatti io mi occupo di benessere, guarigione, conflitti, leadership, crescita spirituale e quant'altro. Soprattutto, ripeto, in relazione ai contenuti che l'ideatore di questo sistema, appunto, che si chiama Master Del Pe, che qui alcuni conoscono, e anzi, scusa, io vi vorrei presentare, se non ti dispiace, grazie. Lui l'ha portato in Italia prima ancora che io lo conoscessi. Eh sì, una decina di anni fa, sì. Lui l'ha portato in Italia, è stato il primo. E quindi, in questo senso, io veramente ti ringrazio. Un applauso. Siamo complementari. Sì, grazie davvero. Grazie. Grazie, perché a me ha fatto fare un grande salto di qualità. Quindi, io attualmente sono la rappresentante di questi 2 istituti in Europa, ma in Italia sono l'unica. E quindi stasera c'è stato un collegamento, perché c'è stata una fase in cui c'erano più persone, poi ci sono state persone che si sono trasferite, persone che magari poi hanno continuato più a fare la loro attività. Io invece mi sono dedicata totalmente a questo, perché a un certo punto la vita mi ha messo in condizione di toccare l'inferno in un attimo, e a quel punto mi sono detta: se si può perdere tutto in un attimo, è bene che io segua quella mia idea che ho fin da bambina e che faccia quello che voglio fare, che viva per fare ciò che veramente voglio fare. E quindi eccoci qua. Stasera parleremo dei 7 cicli che, come penso alcuni di voi sappiano, vengono dai Rosacroce, che hanno portato questa visione dei 7 cicli, soprattutto riferita ai 7 cicli annuali, ma non all'interno di un anno, ma settennali, dicendo ogni 7 anni cambia un ciclo. Quella è l'aspetto più spirituale della visione dei 7 cicli. Master Del Pe, che ha sperimentato, studiato per una 30 anni queste insieme alle altre cose, ha trovato la loro applicazione anche in maniera molto concreta, come è nel suo stile, per beneficiarne anche a terra, ossia portando anche i 7 cicli che sono all'interno di un anno. E quindi stasera, da programma, parleremo di, appunto, di cosa sono e a cosa servono, delle caratteristiche principali di questi 7 cicli, nonostante poi ai vari livelli le caratteristiche sono quelle, delle influenze dei cicli dal concepimento alla nascita, che ci segnano molto, sia per le ci dicono molto sulle caratteristiche che noi abbiamo e anche le relazioni che avremo all'interno della famiglia, delle applicazioni pratiche personali, aziendali e sociali, facendo alcuni esempi perché questo non è un workshop, è una presentazione. E poi parleremo, già che qui appunto si parla di tutto, della scienza dei 7 cicli nell'astrologia esoterica. È una cosa molto più avanzata, però ci collegherà con il nostro pianeta. Perché questi 7 cicli, per entrare poi nel contenuto, in realtà a cosa sono riconducibili? Un po' come alle stagioni, un po' come avere l'orto. Qualcuno di voi ha l'orto? Ok, però sappiamo che in un orto possiamo avere un fantastico terreno
dei buoni semi, ma se non lo piantiamo, quel seme o quei semi, nel momento giusto, non potremo raccogliere frutti. Il motivo per cui può essere interessante studiare i sette cicli è questo, perché se noi abbiamo una buona idea, abbiamo la struttura e le situazioni, le risorse per metterla in atto, ma la facciamo partire nel momento sbagliato, questo progetto, per esempio, avrà degli ostacoli. Tant'è che nella presentazione a cosa mi sono riferita? Conoscere i sette cicli affinché possiamo fare le scelte importanti della vita nei momenti giusti ed evitare quelli sbagliati. Ora, quello che potrà essere interessante eventualmente mentre ne parliamo è valutare se nella vostra vita avete notato qualcosa di particolare. Il 7, come penso che qui sia ormai sdoganato, è un numero che si ritrova in tanti casi, no? A parte i giorni della settimana, nella scienza esoterica si parla moltissimo del 7, ci sono le sette note, ci sono tantissimi sette riconducibili, ci sono i sette colori dell'arcobaleno, quindi il 7, come in realtà altri numeri, comunque questo 7 si ritrova veramente in tanti cose come un numero che ha un valore universale. Vi è mai capitato di vedere nella vostra vita, durante l'anno, dei momenti o delle fasi che voi ciclicamente riconoscete essere: ah, io in questo momento dell'anno è il momento in cui mi sento meglio, io in questo momento dell'anno in genere sto bene, in questo momento dell'anno io, oppure io in questo momento dell'anno in genere sono sempre un po' più giù, oppure vi è mai capitato, che so, delle cose che possono capitare ciclicamente più o meno in quel periodo? Vi è capitato? Io quando ho iniziato a studiare questa, che è definita appunto una scienza dei sette cicli, ho notato questo, che avevo già riconosciuto dei momenti un po' più deboli durante l'anno e dei momenti in cui mi sentivo particolarmente bene, più forte, più bilanciata. Questo dipende un po' anche dalle nostre caratteristiche. Comunque, ecco, i cicli, come le stagioni, hanno questa funzione e natura. C'è il momento della nascita, come nella primavera, in cui tutto, come ora, no? Abbiamo visto la primavera, a un certo punto, nonostante la stagione faccia un po' così, la primavera è esplosa. A un certo punto ci siamo girati e abbiamo visto campi gialli dappertutto, papaveri ovunque, erba alta ovunque. Questa è la fase, appunto, della nascita, e quindi che prende tutta questa forza. Poi c'è la parte della maturazione di questa nuova cosa che è nata, dei germogli, poi c'è la parte della forza, della massima esplosione, il raccolto e poi la morte, la fine, no? Che noi ci ritroviamo nell'inverno in cui la terra, il terreno e le stagioni hanno una fase un pochettino più down, in cui le cose muoiono per poi ritornare a rinascere nella primavera successiva. All'interno di un anno noi abbiamo queste stesse cose, più o meno, ora le andremo a vedere in dettaglio, però distribuite in sette fasi. E guardiamole. Allora, intanto, come si calcolano i cicli? Perché non sono per tutti uguali. La primavera inizia per tutti a primavera, mentre i cicli annuali sono personali e iniziano dalla data di nascita. Il giorno del compleanno è l'inizio del primo ciclo. Ok? Il primo ciclo inizia il giorno del compleanno, quando siamo nati, e ciclicamente ogni anno il giorno del compleanno ricomincia il primo ciclo. È un ciclo di forza, di potere, come appunto la primavera, in cui c'è tutta la forza della nascita e quindi della crescita, della spinta. È un ottimo ciclo per seminare. È un ciclo caratterizzato dalla, come dire, un po' come i bambini, avete presente i bambini quando piangono e subito gli si dà retta? Ecco, è un po' la stessa cosa. Quando chiediamo delle cose nel primo ciclo, quando programmiamo qualcosa nel primo ciclo, quando seminiamo qualcosa nel primo ciclo, prende questa forza.
E quindi iniziare un progetto nel primo ciclo, firmare un contratto, per esempio, è una cosa che aprire un'azienda nel primo ciclo è una cosa che porta questa caratteristica di forza e durata. Il primo ciclo è il ciclo poi dei precursori. Quindi iniziare cose nuove nel primo ciclo è una fase eccellente per questo. Per tenerli in un anno, questi 7 cicli durano indicativamente 52 giorni. Poi sapete che abbiamo l'anno bisestile, io sono nata il 29 febbraio, quindi per favore non vi arrabbiate con l'anno bisestile. Abbiamo l'anno bisestile, c'è qualche piccola magari ecco, differenza, poi il tempo convenzionale che noi abbiamo qui sul pianeta varia perché poi ci sono le accelerazioni delle rotazioni, non è che sia proprio sempre, sempre uguale. In ogni caso, questi 7 cicli durano indicativamente 52 giorni l'uno. Quindi, dal proprio compleanno al compleanno successivo, se voi fate il calcolo, già li trovate. Dopo circa 52 giorni inizia il secondo ciclo. Questo è di forza, potere proprio. Il secondo ciclo invece è un ciclo un po' più morbido, in cui si attivano di più le qualità del cuore, è un ciclo quindi di più facile condivisione. Se una persona, per esempio, tende a essere un po' dittatoriale, ad avere un po' troppo potere, nel secondo ciclo in genere tende ad ammorbidirsi un po'. E quindi il secondo ciclo è molto adatto, per esempio, per gli incontri sociali, per l'insegnamento, per la condivisione, perché è connesso proprio alle qualità del cuore, quindi di inclusione, può essere il momento giusto per perdonare. Ci sono tutte le qualità tipiche del cuore, appunto, che sono tipiche di questo ciclo qui. E ci faccio un cuore, così è chiaro. Là. Poi c'è il terzo ciclo. No, questo è il simbolo dell'euro e ci potrei fare anche i dollari. L'energia c'è sempre in tutto questo, però appunto con diverse qualità. Questo è il simbolo dell'euro perché il terzo ciclo è un ciclo molto indicato e che tende ad attirare denaro connesso al lavoro. Quindi è un ciclo in cui si può essere naturalmente più impegnati nel lavoro, accelerare le attività, essere più focalizzati sulla professione, sul lavoro e appunto è un ciclo in cui è più facile fare soldi. Poi ovviamente tutto è indicativo perché sappiamo bene che ci sono altri aspetti che dopo introdurrò perché altrimenti uno dice aspetta, Le so cose ne questa cosa vedo. qui, dopo un quarto d'ora me ne vado, ho risolto la mia vita. No. Non arriviamo neanche al quarto. Basta, in Italia ora col terzo ciclo ci salutiamo e si va. Ok? Questo quindi è molto indicato per questi aspetti. Il terzo ciclo però è anche un ciclo in cui è molto attiva la mente, è collegato quindi anche al pensiero filosofico, perché in realtà i cicli sono collegati ai raggi che anche Alice Bailey e Madame Blavatsky portano come altri teosofi. Ossia le caratteristiche psicologiche, le 7 caratteristiche psicologiche principali degli esseri umani, che poi non riguarda solo gli esseri umani, riguarda i pianeti, riguarda le città, riguarda le aree geografiche, riguarda tutto quanto, però sono collegati. E il terzo ciclo, infatti, è quello tipico dell'imprenditore. L'imprenditore tipico, super impegnato, che va in giro e parla con la famiglia mentre chiude un contratto, guarda l'ora e fa un'altra cosa, è proprio questa cosa che si può ritrovare di più nel terzo ciclo. È collegato anche a questi raggi, di cui magari potremo fare un'altra cosa un'altra volta. Quindi anche il pensiero filosofico, perché si attiva molto anche la mente astratta. Quarto ciclo. Il quarto ciclo, finora però ho parlato tutto di cicli belli, vero? Dice, ma ci sarà qualche inverno, qualche se no. Ah, il quarto ciclo in effetti è uno dei primi cicli dell'anno che ha anche delle cose molto belle, ma nel mezzo
porta anche un pochino di quello che viene definito il pagamento karmico. Ora, per non voler poi aprire tutto un altro discorso, per karma si intendono quei processi di pedaggio, pagamento, quantomeno quelle situazioni che si manifestano nella vita in conseguenza a qualcosa che è successo nel passato, che abbiamo sperimentato o meno, che crediamo o meno al fatto di vivere più volte, non importa, perché anche se pensiamo di vivere solo questa vita, noi siamo figli di genitori che sono figli dei nonni, eccetera, c'è tutto un lignaggio prima di noi e quindi state pur certi che quel passato in qualche modo ci riguarda. Quindi da qualunque punto di vista noi lo vogliamo prendere, in ogni caso il quarto ciclo ha una fase di pedaggio karmico, soprattutto dal punto di vista emotivo, quindi è un momento in cui si può essere anche solo in una parte, devo dire, si può essere anche un pochino più toccati dal punto di vista emotivo, un po' più sensibili, o ritrovarci magari a vivere dei conflitti relazionali, ci possono arrivare delle cose che ci possono anche sembrare ingiuste, però noi non sappiamo da dove sono arrivate. Fatto sta che il quarto ciclo, che più o meno è a metà del nostro anno, da compleanno a compleanno, c'è una fase in cui queste cose possono capitare. Al tempo stesso, però, questo ciclo è anche un ciclo particolarmente creativo, tant'è che se noi pensiamo ai creativi per eccellenza, che sono gli artisti, cosa portano? Molta creatività, molta capacità di relazione, sono molto comunicativi, che sia con la pittura, che sia con la canzone, che sia con il loro corpo, in qualche modo si relazionano molto, tant'è che riescono a esaltare centinaia di migliaia di persone, no? Vediamo questi mega concerti. Questa loro creatività, che è dovuta anche al sex appeal, che è infatti una cosa che si attiva di più in questa fase, porta sia questo sia un po' di dramma. Se pensiamo a Madonna o ad altri artisti, no? Vediamo molta creatività, personaggi particolarmente, insomma, fuori dal comune, che però vivono anche dei grandi drammi. Ecco, questo è un po' tipico di questa fase. Questo senso del dramma generalmente è più sul piano emotivo. Non so se vi ho dato, ecco, un pochino più di spunti di comprensione. Quindi, cosa volete scegliere per questo ciclo? Ci possiamo mettere un pochino più di attività sessuale, se vi fa piacere. Come lo mettiamo il simbolo? O ci possiamo mettere un po' di dramma? C'è molta disponibilità al sociale. È un ciclo perfetto per la vita sociale, per le feste, i party, compagnia bella. C'è più questa disponibilità di andare incontro all'altro. In alcuni casi può diventare eccessivo, ma questo poi è sempre soggettivo. Va bene? Non è proprio negativo. Non è proprio negativo in assoluto. Se si mette in gioco nelle relazioni. Non è assolutamente negativo in assoluto. Il negativo è una percezione soggettiva della personalità. Per quanto riguarda invece gli aspetti che hanno un valore di crescita, siccome è l'anima che cresce, o questa parte più permanente di noi, questa parte più profonda di noi, come la vogliamo chiamare, se anima va bene a tutti, decidiamo che la chiamiamo anima stasera, è l'anima che cresce, perché la personalità è un riflesso dell'anima. Noi, certo, siamo qui e ci vediamo nei corpi, usiamo la voce, gli occhi, eccetera, ma siamo arrivati qui perché prima di tutto siamo degli esseri spirituali che utilizzano l'anima come veicolo per incarnarsi in una persona che possa, con le braccia, con la parola, con le gambe e così via, rappresentare e manifestare il motivo per cui siamo venuti qui. Questo quantomeno è quello che io ho concluso con le mie esperienze, ma non è obbligatorio pensarla come me assolutamente. In ogni caso, c'è questa fase, soprattutto nella parte centrale, c'è questa fase un pochettino down, in cui ci possono essere... È un po' come quando l'anima appunto va in bagno, e in bagno bisogna andarci, e l'anima ci va di sicuro anche in questa fase dell'anno. Perché se non ci andiamo mai in bagno, poi siamo costipati e la crescita non avviene, quindi
ci sono dei momenti in cui si pagano le bollette. Questo è uno di quei momenti. Ok? Però abbiamo detto c'è anche molto di... va bene. Ci mettiamo. Ecco, sex. Sex appeal e tutto il resto. Ok? Poi arriva il quinto ciclo. Il quinto ciclo è anch'esso un ciclo legato al denaro, ma non solo in termini economici, ma nel senso di raccolta dei frutti. Il quinto ciclo è un altro dei cicli forti dell'anno, perché è il momento in cui quello che noi abbiamo seminato, che magari abbiamo iniziato, per il quale abbiamo prodotto e che per il quale abbiamo già raccolto e tutto quanto, ci porta qui a raccogliere i frutti, un po' come l'autunno. Questo è il momento di raccolta dei frutti e c'è una fase che è veramente molto molto forte a livello mentale e di manifestazione, in cui proprio si materializzano i frutti di ciò che noi abbiamo seminato. Questo è un ciclo molto molto forte. Poi c'è il sesto, che è il ciclo spirituale per eccellenza. In questa parte, quindi, ci può essere il momento migliore per la ricerca spirituale, comunque c'è una sostanza più spirituale. Se siamo persone spirituali, aumenta. Se non lo siamo, però magari va a mitigare degli aspetti e va a bilanciare questo quinto ciclo, che in genere invece tende a essere un po' più freddo, perché è un ciclo più appunto mentale, ma anche analitico, tipico per dire di chi fa contabilità oppure dello scienziato, dove è più la mente scientifica che è attivata, mentre di qua è più la mente intuitiva, spirituale, e quindi va anche a bilanciare il quinto ciclo. Ed è un ciclo appunto che è più portato per questo. Se uno deve fare un viaggio spirituale, se deve fare questo, sicuramente è il momento giusto. E poi c'è il settimo. Il settimo ciclo è l'inverno, perché ancora non era arrivato, e quindi eccoci qua. Il settimo ciclo, che è il momento dell'inverno, è il momento del maggiore pedaggio karmico dell'anno. Tant'è che prima della rinascita c'è sempre una morte, come la natura ci insegna, e non solo la natura. Quindi, soprattutto da un certo punto in avanti, due settimane prima del compleanno, c'è questo momento proprio di download. E questo è il momento in cui, se deve capitare un incidente, magari capita in quella fase lì. Se magari ci si può ammalare, dipende un po' anche dalla nostra anima cosa deve farci vivere per questo processo di ripulizia, per liberarci di quello che ci impedirebbe diversamente di rinascere qua nel primo ciclo. Però c'è una fase nel settimo ciclo, prima di arrivare a queste ultime due settimane, che è comunque una fase molto importante, soprattutto d'ora in avanti a livello generale, ossia un momento di taglio dei rami secchi. È anche il momento in cui si porta più ordine e struttura, perché mica necessariamente per forza deve succedere di tutto, eh. Poi pensate un pochettino, io quando ho studiato queste cose mi sono andata a riguardare le cose, ci sono stati degli anni in cui proprio in questo ciclo è successo quello e quell'altro, ci sono stati degli anni in cui non me ne sono nemmeno accorta, giusto intorno al compleanno 2-3 giorni mi posso essere sentita un po' meno in forma, ma poi ero in formissima, quindi non è detto che sia così eclatante e così visibile, dipende molto da tanti fattori e non solo, da altri cicli superiori di cui accenniamo dopo. Quindi c'è tutta la fase prima, che invece è pulisco i cassetti, taglio i rami secchi, riguardo gli armadi, svuoto di lì, rinnovo là, sistemo là. Un cambiamento.
è comunque una fase di ripulizia prima del primo ciclo, che si porta dietro però alla prima settimana, perché questi cicli ovviamente non è che cambiano così a calendario. Ah, fino ad oggi ero super, super rapido, da domani divento un po' più lento, non ho più voglia di lavorare, magari ho voglia di andare solo a fare le feste. Non è questo. C'è un'influenza che comunque va a scemare entrando in un ciclo mentre parte l'altro, questo ovviamente è normale. E quindi anche il settimo ciclo, nella prima settimana dopo il compleanno, si fa sentire. Allora, l'attenzione poi concreta nella vita da portare rispetto a questo qual è? Nel settimo ciclo magari eviterei matrimoni, eviterei soprattutto in queste tre settimane, no? Eviterei matrimoni, eviterei di firmare un contratto, eviterei di aprire una società, però è il momento per chiudere un contratto, può essere il momento per licenziarsi, può essere il momento per chiudere definitivamente una relazione. Questi sono i momenti in cui le cose vanno chiuse, non aperte. Perché? Essendo un momento in cui, abbiamo detto, l'anima va in bagno, se io inizio una nuova cosa, mi porto quella caratteristica dell'andare in bagno, per cui me la perdo. Non gli posso dare quella forza e sostenibilità come quando arriva la primavera. Non posso mettere fuori il vasino tutto colorato nell'inverno. Aspetterò la primavera, tant'è che è a primavera che tutti si va, si prendono i vasi, ci si mettono i fiori, e questa è la stessa cosa. Quindi c'è da fare attenzione soprattutto in questa fase qui, e un po' anche qui al centro di questo quarto ciclo, non sono i momenti giusti. Poi uno dice, ma a me veramente è successo di fare questa cosa durante questo ciclo, ok? Abbiamo detto che c'è la legge del karma al di sopra di tutto, e quindi questo è perché è andata così. Nel momento in cui una cosa la sappiamo, significa che abbiamo i meriti per iniziare a utilizzare le nuove conoscenze, e quindi significa che siamo, come dire, autorizzati a utilizzare le nostre conoscenze per cominciare a fare delle scelte più consapevoli. Ma fin quando non lo sappiamo, è sempre questa legge di causa effetto che ci guida e quindi ci porta dove ci deve portare. È ovvio che dobbiamo vivere tante cose. Avete qualche cosa da dire o delle domande? È applicabile, cioè il periodo più piccolo è un anno? Oppure il periodo più piccolo è un anno? Posso considerare una settimana? No? Non posso, no, applicarlo ai giorni? No, sarebbe anche poi parecchio... il periodo più, il livello più riconoscibile, no? Più piccolo è proprio i sette cicli all'interno di un anno. Cicli nella vita, nel, sì? Senso che io ho avuto appuntamenti di tipo respiratorio, cioè stavo morendo quasi a 0 anni, a 7 in una crisi asmatica forte, a 14 asma bronchiale, cioè così ho saltato i 28, i 35, i 42 polmonite, insomma ho capito tutto, devo dire che ho capito abbastanza questa storia subito. Scusa, posso chiederti, ci possiamo dare del tu? Voglia. Posso chiederti quanti anni hai? 68. Ai 49 ti ricordi qualcosa? Beh, i 49 c'è stato un 48-49. Diciamo, più che respiratorio. Ok, un evento. Una bella botta. Una bella mazzata. Una, okay, prova di quelle epocali. Le cose di cui ci ha parlato lei sono... ci introducono ai cicli settennali. Allora, questi sono i cicli della personalità, ossia il nostro corpo, la nostra energia vitale, le nostre emozioni e i nostri pensieri fino a un certo livello. Poi ci sono i cicli dell'anima. L'anima cambia ciclo ogni anno. Quindi, tutto questo anno è comunque influenzato
da una cioè dalle caratteristiche fondamentali di un ciclo, che è quello dell'anima. Per esempio, se io sono nel quarto ciclo, ma la mia anima è nel primo, io tutto l'anno sentirò comunque l'influenza di questo. Tutto l'anno sarà comunque caratterizzato, soprattutto se sono in collegamento con la mia anima, perché tutti ce l'abbiamo, non è che sempre ci siamo in collegamento, a volte l'anima sta lì un po' sonnecchia in attesa che noi ci viviamo tutte le nostre cose come personalità, perché come personalità abbiamo bisogno di vivere quello, di fare quello, di ottenere quell'altro, eccetera. Poi c'è un certo punto che ci chiama in vari modi, a volte ci può dare uno schiaffetto, a volte uno scappellotto, a volte una pedata, a volte poi ci dà una randellata perché proprio ci dobbiamo dare una mossa in quel momento. Poi ognuno ha l'anima sua e quindi fa l'anima fa come decide. Però se io sono sotto, se io sono in collegamento con la mia anima e soprattutto magari sto già agendo in questa vita per il motivo per cui la mia anima è qui, tutto l'anno ne sento l'influenza e quindi magari sentirò meno le influenze di questi cicli che sono il 2, il 4 e il 6, dove non c'è tanta forza, ci sono più altre cose, abbiamo detto, no? Ok. Mentre se sono nel primo ciclo, ma la mia anima magari è nel settimo, può darsi che, secondo cosa, che io la senta di più tutto l'anno questa cosa. Poi ci sono delle date particolari e lei le ha nominate tutte, quelle che avvengono ogni 7 anni e quella è, a un livello più spirituale, la nostra monade o spirito, così detto, per cui da 0 a 7 anni c'è un ciclo. Da 7 a 14 ce n'è un altro. Quando arriviamo ai 49 anni, lei ha detto, ho avuto una mazzata. A 49 anni noi siamo, quando siamo nella parte finale, fra i 48 e i 49, siamo nel settimo ciclo della personalità, nel settimo ciclo dell'anima, nel settimo ciclo della monade. Tutto questo insieme può portare, quando siamo vicini al compimento dei 49 anni, veramente anche a degli eventi particolarmente, che lei ci ha testimoniato. E poi tutti quelli... Il terzo nome cos'è? Monade, monade o spirito, perché in realtà noi abbiamo più livelli. Mi potete dire l'ora? 18:50. Ok, noi abbiamo più livelli perché se pensiamo, lo faccio qui, dal punto di vista della scienza energetica, noi abbiamo una personalità, ok? Poi abbiamo un'anima e poi abbiamo uno spirito. Questa è la nostra costituzione. Tutti questi hanno, ve li ho fatti a triangolo perché, secondo questa scuola, tutti questi rappresentano in maniera diversa la Trinità, ossia potere, amore, saggezza, intelligenza creativa. E l'anima a suo modo la rappresenta, lo spirito a suo modo la rappresenta, che poi sono il riflesso di quello che nel cristianesimo è definito come omnipotenza, omniprovvidenza, omniscienza, una forza distruttrice, una forza conservatrice, una forza creatrice. L'intelligenza creativa crea, non cirium ma cuore conserva, il cuore ha, tant'è che l'inclusività e l'amore saggezza conserva, preserva,
il potere, la forza di volontà hanno la forza anche distruttiva. E ritorniamo alla necessità di questi cicli, perché no, se tutto venisse conservato, là dove inizia a piovere, gli piove sempre, di là non piove mai e così via. Si andrebbe sempre a diritto senza mai girare a destra e a sinistra, eccetera. Quindi sono delle forze indispensabili, universali. Ho risposto? C'è qualche altra domanda prima di passare al prossimo? Sì, il ciclo invece è migliore per cominciare qualcosa, per firmare un contratto. Il primo ciclo. Ottimo. È ottimo il primo ciclo. Anche il terzo va bene. Se è legato al lavoro, per esempio, il terzo va benissimo. Ma se tu vuoi iniziare a insegnare, per esempio, va bene il secondo ciclo, perché è perfetto per l'insegnamento. Però se devi firmare un contratto, se devi, non so, un contratto di lavoro, eccetera, il primo ciclo è ottimo perché tu in quel momento sei in un momento molto forte. Ci possono essere dei problemi, per esempio, quando... Perché poi i cicli non vivono isolati, noi non siamo isolati, noi siamo tutti in relazione. Quindi quando andiamo a firmare un contratto, entriamo in relazione con un'azienda che ha la sua data di nascita e ha i suoi cicli, come noi, identici. Lo facciamo in una città che ha i suoi cicli, bla bla, e lo facciamo in un paese. Se questa economia è locale, è una cosa, ma sarà comunque sempre dentro un paese. Se questa economia è nazionale, l'influenza del paese dove lo facciamo è maggiore. Se è internazionale, c'è da fare qualche altro conto. Tant'è che questo workshop, che questo è il primo livello, perché poi ci sono altri due livelli, questo primo livello ci insegna a calcolare i nostri cicli, ci dà una tabella per calcolarli immediatamente, oggi non l'ho portata, altrimenti ve l'ho fatta vedere, ma credetemi sulla parola, e ci insegna anche a incrociare i cicli. Per esempio, passando, perché non voglio saltare i punti, alle influenze dei cicli dal concepimento alla nascita, se io genitore concepisco un bambino, quando sono di sicuro sarò in uno di questi cicli, a seconda del ciclo in cui sono, trasferirò delle caratteristiche. Il mio compagno, dal suo ciclo, trasferirà delle caratteristiche, e queste saranno le caratteristiche cosiddette dell'anima. Chiamiamo un'anima con queste caratteristiche. Il momento della nascita, in relazione ai cicli dei genitori, invece, ci dirà qual è la relazione. Perché se un bambino nasce quando io sono nel settimo ciclo, si può definire una relazione karmica, nel senso che non è un caso, ma ci saranno dei conflitti da sostenere, ci saranno delle cose da superare. Tant'è che già, non so se ve ne siete accorti, ma nelle famiglie, tranne rari casi, in genere ci nasciamo perché ci abbiamo da risolvere delle cose. Tanto i parenti non li puoi scegliere, quando ce l'hai, e quindi è sicuro che quelle cose le devi risolvere in un modo o nell'altro. Quantomeno è la possibilità. Mentre gli amici e altre cose le possiamo prendere e lasciare, queste no. Tant'è che in genere, no, è facile dire, mannaggia, mi trovo così tanto bene con questa persona, ma di qua non mi capiscono. Certo, in casa mia non mi capiscono, non mi apprezzano, non mi qui, non mi là. Beh, non riguarderà a tutti, però insomma, sono cose all'ordine del giorno. Questo perché appunto ci sono questi motivi di sospesi per cui noi ci abbiamo da risolvere delle cose. In ogni caso, se nasce nel quarto ciclo, nel settimo ciclo, probabilmente sarà una relazione karmica. Tant'è che mi è già capitato in diversi casi, quando io faccio delle sessioni che io definisco trasformative, in genere chiedo sempre la data di nascita, perché mi dice molto, così, siccome noi lavoriamo sulla guarigione del passato, perché se non si guarisce il passato, il programma che viene portato nel futuro, non ci possiamo interagire, possiamo fare poco. Ecco che si lavora quindi sulla relazione karmica, quando si guarisce il passato. È importante conoscere i cicli quando si lavora con le persone, se si utilizzano degli strumenti di questo genere, proprio perché ci aiutano a facilitare i processi.
ci sono delle strategie, cioè avere tutte queste conoscenze non serve per acquattarci e farci andare via dicendo oh mio Dio, ora arrivo nel settimo ciclo. No, servono soprattutto se poi si vogliono acquisire degli strumenti per dire ah, questa è la situazione e intanto comincio a fare le scelte d'ora in avanti tenendo presente questo. Ma soprattutto posso acquisire degli strumenti per guarire il mio passato. E so che se quella persona è un mio nemico, probabilmente c'è qualcosa nel passato che mi ha portato ora in questa situazione. E allora utilizzo delle tecniche per trasformare queste cose. Questo è il senso. La mia presenza qui, vi dico sinceramente, non è giusto per darvi delle conoscenze, perché ci sono tanti libri. È per semmai portarvi quell'idea di ehi, possiamo trasformare delle cose, sono solo in Italia, c'è qualcuno che ha voglia di imparare a fare un po' di cose, che ha voglia di lavorarci su di sé, sulla propria famiglia, sulle città, su obiettivi anche più grandi a un certo punto. Ma non è sempre cambia la relazione genitore-figlio? Nella mia ottica sì. Nella tua ottica sì, ma non necessariamente, ci sono delle relazioni che invece sono eccellenti. Ci sono anche l'eccellenza è un, come dire, è un karma leggero. Positivo, è un karma positivo. Certo, se la vediamo da questo punto di vista, tutto è regolato dal karma. Quindi noi non siamo qui a caso, questa libreria non è qui a caso, ogni foglia che si muove non si muove a caso. Ora ne parlavo più che altro dal punto di vista del pedaggio, del fatto delle eventuali pesantezza della difficoltà che ti può creare come personalità, perché in realtà poi in effetti c'è un aspetto legato al passaggio dal karma al dharma, nel senso che noi possiamo essere regolati dalla legge del karma, che è un po' come avere questo conto in banca, c'è da dare, c'è da avere, e questo è uno. Poi c'è il conto dharmico, che è un'altra cosa, ed è un passaggio più consapevole, ed è quello che ci porta a muoverci consapevolmente nella direzione di quella che noi perlomeno conosciamo, sentiamo essere qualcosa che porta arricchimento alla nostra vita, agli altri, che ci porta a realizzarci, e consapevolmente ci muoviamo lì, che non significa non dobbiamo più vivere le sofferenze né niente, ma che tutto ciò che viene vissuto nella visione di ciò dove, della direzione che noi abbiamo preso, e quello allora diventa il Dharma, dove la sofferenza inutile viene assolutamente eliminata e dove ci si muove più focalizzati su quella che io definivo prima, per esempio, la missione. Quando ci si muove in quella che, no, che poi può essere una missione più breve, una missione più lunga scadenza, può cambiare, può crescere, ma quando ci si muove in quella direzione, noi stiamo già andando nella vita dharmica. C'è un bellissimo workshop che è stato fatto proprio recentemente, dal karma al dharma. In ogni caso, mi riferivo al karma in questo senso. Poi, certo, tutto è regolato dalla legge di causa-effetto. Questo almeno secondo la mia esperienza. A caso mi pare che non ci sia niente. Scusi, ma ben compreso, quando un bambino nasce nel quarto, nel settimo ciclo dei genitori... Allora, finiamo questa cosa. No, no, ci mancherebbe altro. Allora, abbiamo detto che il quarto e il settimo sono quei momenti dell'anno in cui si va in bagno, nel senso c'è un po' da pagare qualcosa. Quindi, se un bambino nasce di uno di entrambi i genitori nel quarto o settimo ciclo, molto probabilmente ci saranno dei conflitti, ci saranno delle cose da risolvere. Non sarà molto probabilmente una relazione particolarmente facile. Per questo, conoscendo la legge dei cicli... bimbo o in generale... I conflitti non sono mai belli per nessuno, quindi può essere un bambino che viene a ripulire un po' il karma del lignaggio e quindi la fa vedere un po' i sorci verdi ai suoi genitori, ma in ogni caso, insomma, è una cosa che poi riguarda tutti. Per questo, utilizzando i cicli, per esempio, si può scegliere di concepire in un momento che porti, poi se poi nasce prima o che, ovviamente, ma fin dove noi possiamo agire, magari possiamo scegliere di concepire un bambino, se possiamo scegliere, perché non sempre si sceglie, a volte è scelto il momento dal bambino e chi si è visto, ma se possiamo scegliere, si può scegliere il momento per fare i calcoli e concepire in un momento
più favorevole, per esempio, alle relazioni, oppure anche legato alle caratteristiche che deve avere l'anima. Ci sono, ad un certo livello, delle persone che magari sanno che il concepire è un modo per chiamare un'anima a terra e viene fatta in un modo, come dire, particolarmente consapevole, con particolare attenzione e cura, in maniera da invitare, accogliere, a trovare la frequenza giusta di un'anima con delle caratteristiche. Certo, a me per esempio non è successo, io queste cose le ho studiate molto dopo, ma in ogni caso ora vi sto facendo degli esempi che sono un pochettino più rari, in ogni caso per dirvi di come può essere utilizzato, perché in effetti ha una notevole influenza il concepimento e anche alcune fasi, perché c'è il concepimento, c'è il momento in cui si incarna la parte vitale dell'anima, poi c'è la parte emotiva, poi c'è la parte mentale. Non è che l'incarnazione avviene, hop, concepimento fatto e vai, no, ci sono delle fasi che hanno delle distanze, hanno dei calcoli precisi da fare, qui siamo a un altro livello dei 7 cicli, però si fanno dei calcoli precisi e si capiscono perfettamente tutte le influenze. Ok. Volevo dire una cosa. Sì. Questo dei 7 anni è molto importante anche per l'antroposofia di Steiner. Infatti la loro pedagogia li segue proprio alla lettera, diciamo. E anche nella scuola steineriana di Firenze, in via Gioberti, ogni 7 anni cambia proprio completamente il programma, proprio seguendo esattamente questi punti. Questi principi. Sì, questi principi. Sì. Sono proprio marcati nella loro pedagogia fortemente. Siccome siamo appunto alle applicazioni pratiche, giustamente mi porti in questi esempi. Immaginiamo per esempio l'educazione di un bambino. Un bambino, ci saranno dei momenti in cui potrà essere più agitato, più accelerato, più forte, e allora ci sarà da gestirlo in un certo modo. Ci saranno dei momenti in cui magari sarà più dolce, sarà anche più lento, perché parlando di metabolismo e velocità, i cicli forti sono anche più veloci. 1, 3, 5, 7, a parte poi quando si arriva nella parte finale del settimo, dove c'è un rallentamento totale, ma altrimenti, mentre il 2, 4, 6 sono più lenti. Se vogliamo fare una dieta dimagrante, tra il secondo, quarto, sesto ciclo e il primo, terzo e quinto ciclo ci dovrebbero essere delle differenze, perché il metabolismo cambia completamente. Se abbiamo dei bambini con problemi dell'attenzione cosiddetti, ci sono delle strategie molto efficaci per loro, ma di sicuro se stiamo sulle modalità convenzionali, il primo o il secondo ci potrebbero far fare una diagnosi completamente diversa. Perché un bambino con disturbi dell'attenzione cosiddetto, nel primo ciclo sarà molto più accelerato, sarà incontenibile. E magari lo vede qualcuno e dice, ah, questo bambino, terapia, subito. Nel secondo ciclo ce lo troveremo magari diverso, come nel quarto o nel sesto. Conoscere questi cicli è molto importante in questo senso anche. Si devono fare delle terapie di qualunque altro tipo. Consideriamo che tutto il nostro sistema ne segue le influenze, quindi non solo a livello mentale, ma proprio anche fisico, anche dal punto di vista della salute. Tutti questi cicli seguono le influenze e poi ogni anno abbiamo detto che cambia comunque, quindi un anno l'anima c'ha l'1, poi l'anno dopo il 2, il 3, il 4, eccetera. Questi sono aspetti molto importanti. O per esempio, mettiamo una causa in tribunale. L'avvocato, in che ciclo lo vorreste? 3. Il 3? Il 5 o l'1? Il 5 perché i frutti migliori si raccolgono nel quinto e quindi un avvocato nel quinto ciclo. Oppure nell'1, nel 3, perché sono comunque cicli forti.
Nel quinto, per esempio, probabilmente se è una causa che prevede anche un risarcimento economico, se avviene nel quinto ciclo, sarà sicuramente la situazione migliore per ottenere il massimo del risarcimento. Lo so che i contenuti sono tanti, ma con gli esempi riesco a rendere un po' l'idea di come concretamente si possono applicare. Mentre i cicli dell'anima come si calcolano? Ogni anno. No, perché dice... Allora, da compleanno a compleanno ci sono 7 cicli, ma tutto questo anno ha un ciclo. Da quando nasci, da 0 a 1 è il primo ciclo, da 1 a 2 è il secondo ciclo, eccetera, eccetera, eccetera. Quando abbiamo compiuto 49 anni, dopo aver passato le pene dell'inferno, perché abbiamo passato tutti i 7 che c'erano, ed è l'unico, a meno che uno non viva chissà quanto, è l'unico momento della vita in cui i 49 anni fino ai 50 siamo nel primo ciclo della monade o spirito, nel primo ciclo dell'anima e all'inizio nel primo ciclo della personalità. Fra l'altro io ho incontrato Master Delpe in Italia quando ero nell'111. Sì. Tant'è che eccomi qua, dopo 9 anni, sicuramente ha preso tutta la forza dell'uno questo incontro. Perché 1-1, e allora, perché dopo il 7-7-7 c'è l'1-1-1, allora possono essere i grandi rinnovamenti della vita, i grandi nuovi progetti, i grandi nuovi tutto, perché è un momento di enorme forza. Quello che viene seminato in quella fase va fortissimo, per molto tempo. Altre domande? No. Allora, fatemi andare per punti. Allora, perché ho introdotto qui da voi la scienza dei 7 cicli nell'astrologia esoterica? Perché qui ho capito che parlate tanto anche di questi argomenti. E quindi, quello che volevo dirvi, già ne abbiamo accennato, questi cicli, quando poi riguardano le città intere, quando riguardano i paesi, quando riguardano quindi i continenti, perché ogni volta che noi mettiamo insieme qualcosa è come se si creasse un essere. Un'azienda non è forse un essere, prende delle caratteristiche, no? Tant'è che poi a un certo punto ha un brand. L'IKEA ha un brand. Non importa che ne parliamo, ma di sicuro ha un brand. La Coca-Cola, bello brutto, ora no, qui ne stiamo neutrali, ma di sicuro ha un brand. Giusto? In realtà è un essere con delle caratteristiche. Un paese ha un brand. In Italia non siamo tutti... in Italia siamo molto 2, 4, 6. 2 molto del materno. In Italia non si dice siamo tutti mammoni. C'è molto di questo aspetto. C'è molta creatività. Anche un discreto dramma, perché il dramma poi è anche conflittualità, e in Italia non c'è dubbio, e sei, del resto, c'è la sede del Vaticano in Italia, che poi la spiritualità la possiamo anche distinguere dalla religione, ma di sicuro, fino a un certo livello di crescita, la spiritualità è rappresentata dalle religioni, e non c'è dubbio che in Italia questo aspetto non sia molto forte. Uno può anche non essere battezzato e pensarla in un altro modo, ma la nostra cultura religiosa è permeata fin dentro il midollo, perché ci abbiamo 2000 anni e rotti di questo. Come l'India. L'India è un altro paese tutto così, 2, 4, 6, in maniera un po' diversa, perché lì ci sono tutte le religioni, però insomma hanno la predominanza altre, sono molto, magari sono meno diffidenti, molto accoglienti, molto gentili, molto è tipico di questo, però non c'è tanta struttura, la struttura è più del 7, oppure dove c'è l'1, dove c'è anche una certa forza. La Germania, per esempio, è completamente diversa. Sicuramente in Germania di 2 non ce n'è un granché, tant'è che quando si dice i tedeschi sono un po' freddi. Non è che siano tutti uguali, però la Germania è un essere vivente, ha quelle caratteristiche.
c'è il 7, c'è il 5, perché il 5 abbiamo detto questa mente molto, molto logica, anche tecnologica, sicuramente, così come la Cina. In Cina c'è molto 7-5-1. E queste sono espressioni chiare di queste caratteristiche. Quando le nostre caratteristiche, ora questo ha più che a vedere con i raggi, ma in ogni caso, quando le nostre caratteristiche entrano in contatto con i cicli, vengono quindi o alimentate, enfatizzate, oppure smorzate. Come si diceva prima, se arriva un tipo che so io, George Bush, nel primo ciclo ti saluto bene mio, o un Saddam Hussein nel primo ciclo ti saluto, nel secondo ciclo sarà più morbido, ma se arriva Madre Teresa di Calcutta nel secondo ciclo sarà tutto un abbraccio dalla mattina alla sera, ok? Bene, allora, volevi dire qualcosa? Detto questo, abbiamo detto, però ci sono anche altri aspetti, ossia il fatto che anche il nostro pianeta, quindi un essere vivente, per la scienza energetica, infatti la frase tanto nel grande quanto nel piccolo conosci te stesso e conoscerai il cosmo e le sue leggi è molto connessa a questo, al fatto di vedere tutto come un essere vivente. E quando nella scienza energetica noi andiamo a studiare l'anatomia energetica, quindi quelli che in Oriente vengono definiti chakra, che sono questi trasformatori che entrano in relazione con tutto, lo assorbono, lo trasformano, lo rimandano all'interno e anche all'esterno, ed è quello che succede nella comunicazione, nella crescita fisica, come nelle relazioni e tutt'altro, ecco che, visto da questo punto di vista, anche la Terra è fatta così e ha i suoi cicli, solo che sono cicli completamente diversi, perché il tempo 7 e un quarto. Okay. Grazie. Il tempo cambia, non è sempre lo stesso. Questa è la Terra, vedete? È piccola da questo punto di vista, perché il punto di vista fa la differenza. Così via, è solo perché non vorrei stare tutta la sera qui a finire a disegnare sulla lavagna. La Terra, come noi, non è fatta solo di terra, ossia di fisico, di liquido, gassoso e solido. Noi siamo fatti di liquido, gassoso e solido e poi siamo fatti di emozioni, pensieri, non solo, a vari livelli. Se noi guardiamo la Terra, quindi, secondo la visione della scienza energetica, da questo punto di vista, è fatta di fisico, solido, gassoso, di vitale, di emotivo, di mentale, di spirituale, anche la Terra. Ok? Quindi, il tempo, e chi fa, avete fatto, vi capita di fare meditazione, per esempio? Quando si fa meditazione, si sperimenta immediatamente che il tempo è relativo, perché la percezione di 5 minuti era passata mezz'ora, oppure la percezione di mezz'ora erano passati 5 minuti. Chi ha raccontato esperienze fatte fuori dal corpo, queste esperienze cosiddette di premorte, eccetera, descrive un'esperienza che nella sua percezione può essere durata magari 2 settimane, sulla Terra, usando l'orologio che noi abbiamo convenzionalmente come misurazione del tempo, magari erano passate 4 ore. Questo ci spiega anche perché la creazione è definita in 1 settimana. Ora, vabbè, se Dio, ma non è che ha fatto tutto in 1 settimana. La settimana, dal punto di vista dei livelli più alti, quella che qui è 1 settimana, qua giù sono tanti, 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 tanti anni, migliaia, miliardi di anni. Il processo di creazione
è durato tanto, non c'è una contraddizione reale fra la scienza che conosciamo, che non so come definire, e la scienza spirituale, che io definisco scienza comunque. Scienza materialistica, magari, quella che usiamo convenzionalmente. La scienza materialistica, grazie. Prendiamo la tua definizione. Non c'è una contraddizione, si tratta di intenderci sui valori, di aggiustarci sulla comprensione delle cose. Perché ci sono, da qui, andando su, il tempo cambia, assolutamente. Quindi, anche la Terra ha i suoi cicli. Poi la Terra è all'interno di un sistema solare, che è un altro essere vivente, che è all'interno di un essere cosmico, che è all'interno di una galassia, e così via. Ora, allarghiamoci un attimo, e poi si torna. Quindi noi ora, vi volevo parlare appunto di questo, noi ora siamo in questa fase. Voi vi ricordate ovviamente del 2012, quando... si parlava della chi parlava della fine della Terra, chi parlava di altro, fatto sta che Master Delpé parlava della fine di un'era, ossia l'era dei pesci, per entrare nell'era dell'acquario. Ma questo che significato ha realmente? Il significato, non so se da qui si vede, questa pagina qua del libro. Il significato sta nel cambiamento fra un design di tipo circolare a un design di tipo quadrato. La differenza sta qui, fra il cerchio e questo rombo diamante, così detto, tant'è che questo libro che vi ho portato si intitola Aquarian Invocation, ossia invocazione acquariana, Bringer of the Diamond Age, portatrice dell'era diamante. Questo è il passaggio che davvero dobbiamo affrontare. Questo è il ciclo grande che ci riguarda tutti, che, per quanto posso dirvi, per le informazioni che ho io, è già iniziato a livello cosmico e si sta cominciando a manifestare anche in quello che noi possiamo definire l'essere planetario, perché il nostro pianeta è questo. Ma l'essere planetario è tutto. Quindi le influenze che arrivano dal Sole e da altri esseri, appunto, che hanno quindi questi livelli ancora più grandi, che ci inglobano, ma ora non mi voglio addentrare in questa cosa qui, altrimenti ci annodiamo. Tutte queste influenze, quindi, e questi cambiamenti, in realtà sono iniziati veramente nel 2012. Il 2012 ha segnato la fine di certe caratteristiche. Ora, in quest'altro, questo però è un po' piccolo, se volete me lo potete anche passare mentre vi parlo. Qui c'è un diagramma. Praticamente si vedono... sul lato sinistro dei colori che rappresentano le varie caratteristiche, così come i cicli hanno sette caratteristiche, ci sono sette tipi psicologici cosiddetti, o sette temperamenti principali che ci arrivano sulla Terra. Tutta l'era dei pesci, che è durata all'incirca rispetto al nostro tempo 5.000 anni, in realtà è andata a concludersi proprio con il 2012, però... queste caratteristiche hanno iniziato a essere ritirate un po' prima. Questo si è visto molto bene, per esempio, nella politica. Voi vi ricordate, senza entrare nel merito ovviamente, ma vi ricordate che prima nei confronti dei politici c'era una certa, come dire, riverenza, un certo rispetto, comunque per il fatto, tant'è che si chiamavano onorevoli, anche se ora sulla carta si chiamano allo stesso modo. Poi la politica ha cominciato a perdere... potere nei confronti delle persone. La politica, noi diciamo, sono arrivati ora ai peggiori. Può anche darsi, non importa, fatto sta che quel potere è stato ritirato. Ed è stato il raggio 1 è stato uno di quelli che è stato ritirati per primi. Arrivati al 2012 praticamente, o 14, non ricordo di preciso, lì si vede l'anno in basso, c'è un momento in cui c'è il vuoto totale. Sì. 13, tra il 13 e il 14 c'è un momento di vuoto totale
in cui quindi tutto ciò che sosteneva, che ci sosteneva, secondo delle vecchie modalità, ha cominciato a sgretolarsi e quindi ora siamo in una fase, penso riconosciuta da tutti, in cui mancano i riferimenti, manca il senso della chiarezza, manca il senso della proiezione, fra l'altro me lo dicevi proprio tu prima, le persone non hanno il senso del futuro, della proiezione nel futuro. Si può anche non sapere cosa succederà domani, perché mica è detto che noi domani ci risveglieremo, non ne abbiamo idea neanche fra cosa succederà fra 10 minuti, ma abbiamo una proiezione, una progettualità, si è persa molto questa progettualità. Ecco, possiamo comprendere meglio quello che stiamo passando perché siamo entrati in quel ciclo, siamo entrati in quella fase di vuoto che dovrà essere ricolmata ma con una nuova sostanza. E questo perché? Perché questa sostanza tipica dell'era dei pesci, questo design circolare, ha una caratteristica che negli interstizi si possono infiltrare altre cose. Questo rappresenta molto chiaramente quello che si intende gremigna in mezzo al grano. La gremigna in mezzo al grano è questo, dove il bianco e il nero stanno insieme, dove c'è molta corruttibilità, dove appunto vediamo quello che vediamo. Allora in ogni cosa entra la corruzione, perché c'è questo design. In questo design è possibile infiltrarsi e allora si infiltra la mafia. Questo per capire come poi dall'esoterico ha un valore a terra, perché se poi lo teniamo solo lassù ci soddisfa giusto un po', ma ha un valore a terra. Quindi la necessità per il nostro pianeta, come processo che però già è iniziato a livello anche cosmico, la necessità di passare a questo design, perché come si vede chiaramente qui non c'è alcuna possibilità di corruzione. Qui è tutto trasparente, cristallino. Il bianco è il bianco e il nero è il nero. Questo cambierà moltissimo quando si sarà attuato, cambierà moltissimo il modo di vivere. Non ci saranno più tanti panegirici. Avete presente ora le bugie, le bugine, le bugiette, i discorsi dappertutto. È una cosa. La gente ha perso fiducia nella stampa, nei media in generale. Perché? Perché c'è una continua manipolazione. La manipolazione qui non è possibile. La corruzione non è possibile. Ci vorranno anni però prima di arrivare. Sì, ci vorranno anni. Se andate avanti nel libro c'è anche tutto uno schema grafico che dice negli anni come si dovrebbe completare, mi sembra intorno al 1100, al 2160, una cosa del genere. Però quello che vi voglio dire è che noi ci troviamo ora nella fase in cui è già iniziato ad altri livelli del pianeta, perché poi qui anche i nostri pensieri viaggiano nei livelli dei pensieri del pianeta, le nostre emozioni sono in relazione con le emozioni del pianeta, per questo c'è tutta questa contagiosità anche nel silenzio. Perché noi siamo immersi in questo, noi non siamo mica diversi, abbiamo altra forma ma siamo completamente immersi. Per questo le persone che provano delle emozioni negative, che sono tristi eccetera, influenzano l'ambiente dove vivono, perché non esiste il vuoto. E quindi a un più ampio livello noi siamo in relazione con tutto questo. Quindi ad altri livelli è già iniziato, ci sono delle persone un pochino più o sensibili o più avanzate che già hanno sentito questo, perché ovviamente per passare da qui a qui non è che sarà proprio ecco la luce che bello che bello, ecco la luce che bello, ma va capito, perché la famosa fase distruttiva ci vuole, non è possibile. Ci sarà un periodo di morte e rinascita, si pensa a un periodo un po' la terra dovrà fare un po' così, eh. Ora la Terra c'ha l'asse inclinato, che già con qualche terremoto si è un po' addrizzato, ma deve diventare verticale, perché per ottenere questa struttura qui non è che si può andare così, eh. Ora sulla Terra, anche se stiamo dritti, in realtà siamo così, non siamo dritti per niente. Quindi questo libro, per esempio, porta delle invocazioni che sono state canalizzate, mi sembra, nel 2001,
e rese pubbliche per la prima volta nel 2012, che possono essere proprio pronunciate per acquisire questa sostanza, per già allinearsi il più possibile all'asse verticale, anche se fisicamente il nostro asse in questo momento è questo. Però noi possiamo già fare questo. Questo è il motivo per cui io sono qua, in realtà. Ho portato questo argomento dei sette cicli perché a Mauro, e lo ringrazio nuovamente, è piaciuta questa idea di una cosa non tanto sentita, ma il motivo per cui sono qua, il motivo quindi per cui ho parlato anche di questo, è per dirvi, guardate, qualunque cosa noi sappiamo, ce ne sono tantissime ancora da scoprire, veramente tante, ma io sono venuta, per chi avesse voglia, a invitarvi a fare delle cose, a imparare magari l'invocazione acquariana, a imparare 15 minuti di esercizi che ci permettono di portare autoguarigione rapidamente, e 5, 10, 15 minuti ce li possiamo mettere tutti i giorni, e ci liberiamo dalle influenze magari più basse o più obsolete che per forza di cose ci arrivano per il semplice fatto che qui ci siamo, per cominciare ad allineare il nostro asse ed essere pronti a ricevere questa sostanza. Ci sono delle meditazioni che si possono fare, ci sono dei training. Sono venuta a dirvi perché qualcuno non ha voglia di imparare la scienza di guarigione e magari cominciare a guarire se stessa, a guarire la propria famiglia, magari la propria comunità o altre persone. Ho fatto prima questo esempio, no, di questo imprenditore che aveva 10 anni di dipendenza da cocaina, ha fatto 14 sessioni via Skype e ha salutato 10 anni di dipendenza da cocaina. E mi ha pure lasciato la testimonianza che è sul sito che ho pubblicato oggi, dopo ve lo scrivo qua. Ci sono casi che si possono... Tutto è trasformabile. Io quello che sono venuta a dirvi, in realtà, è non accontentiamoci della conoscenza, perché se volete vi posso fare le consulenze sui sette cicli, possiamo, se volete, fare un workshop sui sette cicli, ma io sarei venuta a dirvi ancora prima, c'è qualcuno che ha voglia di imparare qualcosa, invece delle solite cose noiose che ci fanno fare a scuola. Sai che quando sono andata a fare dei progetti, dico a lei perché è quella che più probabilmente continua ad andare a scuola, quando sono andata a fare dei progetti alle superiori, i ragazzi sono rimasti entusiasti, soprattutto quando, un po' fuori dal programma, hanno cominciato a farmi delle domande tipo: ma cosa succede quando si muore? Ma dove si va? Ma cosa c'è dopo? Ma cos'è? Ma si vive più volte, non si vive? E io su questa non solo ho studiato, ma ho anche tante esperienze, tante tante esperienze dirette che ho anche molto pagato cara, ma comunque ne ho fatto tesoro. E gli ho insegnato, oppure gli ho parlato del karma, di quello che succede, di come funziona questa legge. E poi gli ho insegnato come si fa, come si sente l'energia, questa cosa che tutti usiamo per parlare, per ascoltare, per mangiare, per dormire, per pensare, ma che non tocchiamo. Gli ho insegnato a toccare l'energia, a creare una sfera di energia. Quelle sono state le cose più entusiasmanti, ci sono talmente tante cose. Io c'ho da imparare non so quante cose, più vado avanti e più capisco che... non ho capito nulla, nel senso che c'ho da imparare tanto, ma ci sono tantissime cose da imparare che si possono portare anche nelle scuole per crescere in una maniera diversa, per prepararci davvero a quest'era acquariana dove allora ci troveremo leader che si muovono secondo dei principi più elevati, per il bene più alto, dove il conflitto verrà superato e trasformato semplicemente nell'integrazione delle differenze, dove rinunceremo alle cose inferiori per muoverci veramente per il bene comune, dove capiremo che il bene che ci sembra ora interessante e che è quello dell'avere quello, del controllare quello e quell'altro, in realtà a lungo termine non ha un ritorno positivo nei nostri confronti, che tutto ciò che ha un ritorno positivo per noi e che ci può rendere felici è ciò che in realtà è totalmente, strettamente connesso al bene più alto.
Con questo, grazie. Grazie a te. Con questo, quindi, io direi, se volete, possiamo fare un workshop sui sette cicli. Io sto organizzando dei weekend, in realtà, nel senso, muoverci dalla città, andare, il primo lo farò il 16-17 giugno, perché? Perché l'Italia, in che ciclo è ora, visto che abbiamo studiato? L'Italia compie gli anni il... Il 2 giugno. L'Italia compie gli anni il 2 giugno. È ovvio, delle varie date, perché ce ne sono, c'è l'unità, c'è la fine della guerra, però l'Italia compie gli anni il 2 giugno. E ora l'Italia quindi è nel settimo ciclo. Questo è il motivo per cui, se il governo riusciranno a farlo ora, sarà un governo che ci parla del karma dell'Italia, perché l'Italia ci ha da pagare un po' di cose. Ricordiamoci che noi siamo stati gli antichi romani e ricordiamoci anche che la mafia l'abbiamo inventata noi. Tutto rispetto, perché abbiamo bellezza, abbiamo arte, abbiamo tanto, però abbiamo anche questo. Quindi questa è una cosa che ha prodotto in molti altri paesi un impatto molto negativo e quindi l'Italia anche lei il suo karma da pagare. Questo è il motivo per cui non farò workshop fino alla metà di giugno, perché abbiamo detto c'è una settimana, no? Non ve lo devo riportare, c'è una settimana e poi io ho lasciato perdere, perché poi nel secondo livello si vanno a trovare anche delle date specifiche, quindi io, conoscendo anche a un altro livello questa scienza, ovviamente. Quindi farò una cosa il 16 e 17 giugno nelle colline intorno a Volterra, in un agriturismo. Quella sarà più sul ringiovanimento, come liberarsi da ansia, stress, prevenire depressione e quant'altro. Poi però ho previsto la scienza energetica, ossia di guarigione, al primo livello. E poi c'è un altro weekend pensato per ottobre, sui sette cicli e non solo, anche su un'altra cosa. Anche su delle arti marziali, un po' di tecniche di difesa che servono molto per lo sviluppo di volontà, perché è l'idea di preparare alcune persone in maniera che abbiano degli strumenti di autogestione e perché possano essere degli agenti trasformatori. Prego. Sì, dicevo, il tutto però, anche diciamo il toccare l'energia, il palparla, cioè si parla sempre sul principio dei sette cicli. Oppure i sette cicli ne fanno parte. Questo è un programma completo. I sette cicli ne fanno parte, perché in realtà c'è una sostanza, è sempre a che fare con una sostanza. C'è una sostanza che arriva in certi momenti, c'è una sostanza che ha delle caratteristiche e quando noi lavoriamo con la scienza energetica, con la scienza di guarigione, in realtà utilizziamo una sostanza e interagiamo con un'altra sostanza. Le malattie hanno una sostanza e una frequenza. Le emozioni negative hanno una sostanza e una frequenza. E sono anche qui, sono qui. L'inferno è già qui, il purgatorio è già qui, il paradiso è già qui. Quindi noi, siccome la scienza energetica contempla il fatto che tutto è collegato, siamo nella condizione, facendo degli studi, perché ci sono dei protocolli precisi ovviamente, però siamo in condizione di gestire l'energia, attingere, prima ripulire bene il nostro sistema, ricaricarlo, tant'è che lavoriamo anche sulla longevità, sull'inversione dei processi di invecchiamento, perché sapendo come l'energia viene ricaricata, finché c'è energia vitale si va avanti. Quindi sapendo come agisce l'energia si può lavorare sulle persone anche a distanza, tant'è che vi ho fatto degli esempi via Skype. Io lavoro per lo più online a livello individuale. Difficile che ci incontriamo di persona. Con Master Delpe collaboriamo, per esempio, lui ora è nelle Filippine, dove vi dicevo all'inizio, a chi c'era all'inizio, sta sviluppando questo villaggio dove fare dei ritiri, che è un'altra possibilità. Prendere, creare un gruppo, andare 10 giorni, 2 settimane nelle Filippine, ritornare completamente nuovi, con un tot di anni di meno,
e aver imparato tante cose, perché allora a quel punto si fanno molte cose, si lavora sulla scienza di guarigione, sul terzo occhio, su tante cose. Noi abbiamo più di 200 programmi, quindi è ovvio che questo ci permette di creare anche dei ritiri ad hoc. E in effetti io ne ho previsto uno per farlo partire qui dall'Italia, poi vabbè, se si vogliono aggregare anche altri paesi, però soprattutto dall'Italia, da fare in agosto, i primi di agosto, perché in Italia le ferie più o meno ci sono in quel periodo. E quindi, quando si fa questo, si mette tutto insieme. Si utilizza l'energia, però, come dicevo prima, se io so che quella persona, quando ti è successa sta cosa, eri in quel ciclo lì, oppure in quale ciclo sei ora, quando sei nato, è ovvio che permette di lavorare anche su questi aspetti. Quindi sono tutti aspetti, come le arti marziali, che contribuiscono, già che noi siamo un essere completo di tante cose, a acquisire il potere sufficiente per bilanciare l'emotività. Serve forza di volontà per diventare incorruttibili. Quindi per passare da qui a qui, una delle qualità indispensabili da sviluppare più di quanto abbiamo fatto finora è la forza di volontà. E anche il cuore, questa cosa del secondo ciclo, che è molto importante, altrimenti diventeremo dei pezzi di ghiaccio, però dovrà anche diventare un cuore coraggioso, non solo un cuore amorevole. Ha bisogno di diventare un cuore coraggioso e di essere collegato anche alla nostra intelligenza intuitiva, che ci porta anche ad essere più distaccati, perché altrimenti ci tiriamo giù nel pozzo insieme a chi soffre e poi dobbiamo aspettare un altro ancora più forte che ci tira su tutti e due. Quindi ci sono delle caratteristiche per diventare così. Quindi il nostro lavoro, e quella che sono venuta a dirvi realmente oggi, è proprio questo. Siamo nella possibilità di mettere in atto delle azioni più o meno lunghe, perché i nostri programmi cominciano ad agire dal primo, a metterne insieme anche 100, ma dal primo comincia a portare i suoi risultati, comincia a renderci autonomi. Quindi ci sono tante modalità, tanti livelli, tanto tempo da dedicare, risorse secondo le proprie necessità e preferenze, che sono tutti pensati per muoverci da qui a qui ed essere pronti a ricevere quella sostanza, o volendo diventare degli agenti trasformatori e dei ponti, proprio dei ponti per far passare da qua a qua. No, dicevo che questi periodi, no? Supponiamo 2 settimane, abbiamo detto, no? Sì. Cioè danno gli input, poi uno dovrà lavorare da solo. No, io qui danno molte 2 settimane, certo. Considerate che io oggi ho fatto una presentazione, sono contenuti che avrei potuto portare in un workshop lungo non so quanto, e magari nel workshop, quindi i contenuti, certo, sono densissimi, però poi noi diamo delle pratiche da fare anche da soli, certo, perché è ovvio, no, che se impari tutto, fai tutto e poi non ti metti neanche a fare i 10 minuti di esercizi o 20 minuti di meditazione a settimana, non potrai usufruire. Per quello lo dico, perché io è da 14 anni circa che faccio 3C, e lo insegno, però diciamo che solo dopo un certo numero di anni, dopo esercizi che mi ci è voluto abbastanza, cioè ho cominciato a capire l'energia cos'è, come circola, e anche in qualche modo a toccare, a provare cosa vuol dire essere immersi in un campo energetico intorno o con altre persone. È vero. E quindi qui ci vogliono anni. Allora, noi facciamo le arti marziali, ma io, per dire, non ho iniziato da bambina. Però la cosa interessante di Master Pelpè è che ha portato un metodo particolarmente fruibile e rapido. Nel senso che ha sintetizzato e impacchettato bene bene, facilitando la fruibilità di tecniche che in tempi brevi permettono però di acquisire quella sostanza. Ecco, quindi ha trovato proprio quella, ha fatto proprio questo estratto, ecco, in questo senso. Perché per il resto poi è verissimo. Comunque, certo, bisogna praticare. Ma se andate sul mio sito, trovate già una cosa da sperimentare. Allora, il sito è ovviamente www.
Allora, uno è Angie Claire. .com angieclaire.com. Qui trovate, come arrivate nella home, trovate subito un bottone che vi porta a due video che vi danno l'idea di cose di base che faremo, per esempio, nel weekend del 16-17 giugno. Non vi do biglietti né altro, se vi potete prendere nota, perché da lì, se volete, mi potete contattare tranquillamente in vari modi. L'altro, tutti i vari programmi, diciamo, che le varie attività. Io qui ho fatto una selezione, certo. Ma potrete trovare diverse informazioni, se avete voglia di, da lì vi rimanda anche ai siti di Masterdelp, quindi vabbè, non si finisce più, ma trovate già molti contenuti. L'altro, che è specifico sulle dipendenze, si chiama Clean Life Program. .com cleanlifeprogram.com. Questo è specifico sulle dipendenze, che significa, siccome ora c'è tanta diffusione soprattutto di droga e alcol, e questo genera violenza, che circa 6 anni fa ho avuto una visione, diciamo, circa 6 anni fa, rispetto a una crescente violenza un po' in tutta Europa. Quindi questo sito, se conoscete qualcuno, può essere interessante per questo, perché la droga è molto, molto, molto più diffusa di quello che si possa immaginare. La cosa bella che porta questo sito è che non è che sta lì a rimuginare sugli effetti della droga, chi la usa li conosce benissimo, ma porta l'attenzione sul fatto che puoi risolvere molto rapidamente la dipendenza e gli effetti collaterali, e puoi sostituire la droga o qualunque altra sostanza additivante, che sia l'alcol, eccetera, tutto ciò che qualcuno ha iniziato a utilizzare per riuscire a sopravvivere a quello che doveva affrontare, lo puoi sostituire con degli strumenti pratici, quelli che fra l'altro in parte sperimenterete sull'altro sito. Lo puoi sostituire e ti sosterranno nelle performance, ti daranno energia, eccetera. Questo è il messaggio che porta questo sito. Non giudica nessuno, non fa le scarpe a nessuno, semplicemente è una soluzione. Con questo io ufficialmente direi di chiudere. Vi ringrazio enormemente perché avete comunque dedicato del tempo e dell'attenzione, mi avete permesso di fare oggi quello che voi sapete, io vivo come il mio stile di vita, è quindi una missione che per me è molto importante. Grazie davvero a tutti. Grazie.